Il calcio dei dilettanti chiuderà l'anno con un assaggio del girone di ritorno, con la prima giornata sia in eccellenza che in promozione. Nel massimo campionato regionale sono tanti i numeri riguardanti la prima fase conclusasi lo scorso weekend. Il primo tra tutti è il 5 e riguarda i rigori assegnati alla capolista Cervinara. Gli Irpini sono la squadra ad aver avuto a favore più rigori, tutti calciati da Befi, 4 messi a segno ed uno sbagliato contro le Clanese. E quanto costa questo? In promozione non parliamo di rigori ma di gol, sì, perché non si può non soffermarsi sul numero 15, il totale di marcature messe a segno dal capocannoniere del girone C, Peppe Capodilupo. Il bomber di Ariano ha lanciato la sfida a Torsiello, per adesso il re resta lui. Tornando in eccellenza, dopo il Cervinara in classifica ci sono le Furie Biancoverdi di Ciccio Messina, che sulle spalle hanno il numero 15, che riguarda le reti messe a segno in casa in altrettante partite. Un numero importante soprattutto per la sfida di domani, che vedrà il San Tommaso lottare per la vetta contro il Cervinara. Le statistiche, per ora seppur di poco, danno ragione ai Cervi, ma nei derby, giovanotti non ce ne voglia, i numeri restano a casa, a fare la differenza sarà solo ed esclusivamente il campo. 25, 6 per 3, 30.